dobbiamo sempre chiederci dove siamo posizionati nella nostra mappa della finanza aziendale. Abbiamo visto che l'obiettivo è la massimizzazione del valore di un business, abbiamo visto che esistono tre pilastri: la decisione dell'investimento, la decisione di come finanziare l'investimento e la decisione di come remunerare l'investimento. E noi siamo sempre, diciamo, nella prima, nella valutazione dell'investimento, e dobbiamo parlare oggi di quello che è la pianificazione finanziaria, di quelli che sono gli indici di bilancio. Giovani, fatemi parlare, dai. Allora, la pianificazione finanziaria è importante perché il cammello è un cavallo progettato da un comitato, cioè nel senso che quando sono troppe teste che utilizzano metodologie diverse, quando non hanno uno scopo comune, quello che dovrebbe essere un cavallo salta fuori con due gobbe e diventa un cammello. Quindi dobbiamo avere un metodo unitario di valutazione e decisione. Quello che spesso non viene compreso è che gli indici finanziari, tra cui il più famoso e famigerato, il price earning, aiutano a porsi delle domande, non sono la sfera di cristallo, non sono la bacchetta magica che si risolve ogni problema. È importante la pianificazione finanziaria su 5-10 anni, e quando purtroppo si parla di bilanci, la fantasia dei ragionieri è illimitata, e a seconda delle regole e della fantasia dei ragionieri, lo stesso bilancio può produrre un utile o una perdita. Quindi il bilancio non diventa più uno strumento di misurazione, ma diventa uno strumento per evadere il fisco, quindi non pagare le imposte. Abbiamo visto che lo studio della contabilità è essenziale, quindi ragionieri, razionato sum, raziocinare significa contare, quindi non c'è nessun ragionamento, ovviamente è una provocazione per gli amici ragionieri, ma è evidente che loro hanno una missione impossibile, che è quello di rappresentare la situazione contabile di un'azienda attraverso degli strumenti che inevitabilmente sono limitati. Abbiamo visto che il caso più eclatante è quello dell'ammortamento, no? Nel senso che io ho un costo che a livello finanziario subisco nell'anno 1, ma siccome quel bene di investimento produce effetti utili per l'azienda per anni 10, io devo trovare un modo per ripartire questo costo su 10 anni. Ovviamente questo è un meccanismo che si presta ovviamente a delle deviazioni che poi non riflettono la realtà. Quindi la finanza aziendale, nel rispetto delle funzioni, parte dal lavoro di contabilità, da un lavoro di contabilità serio, è di un ordine logico superiore, perché viene dopo, non viene prima. Cioè prima viene la contabilità, prima devo rappresentare i fatti aziendali in maniera verosimile. Dopo, su questi dati, se sono buoni, inizio a fare finanza aziendale. Questa è la ragione che spiega ovviamente com'è importante il mestiere di rappresentare con la contabilità in maniera efficace i fatti aziendali, e quanto importante sia la funzione del, tra virgolette, ragioniere, cioè di chi si occupa di contabilità. Ovviamente qui ci ho messo il nostro amico Fantozzi, perché fa sempre un po' di scena. E allora, il bilancio per chi fa contabilità, ovviamente, è il bilancio che avete visto nella lezione di economia aziendale. È inutile che vi stia a ripetere come è fatto lo stato patrimoniale, the balance sheet è lo stato patrimoniale, e invece dobbiamo porre l'attenzione su quello che è il bilancio per la finanza aziendale. Voi vedete che la differenza tra il bilancio per la finanza aziendale e il bilancio per la contabilità è che noi qui abbiamo un elemento in più, cioè nel senso che se voi andate a vedere
noi abbiamo questa cosa che non c'è nel bilancio della ragioneria Fantozzi, sono i gross asset. Quindi noi dobbiamo andare a calcolare all'interno del nostro bilancio quello che è il valore atteso che verrà creato con gli investimenti futuri. Quindi in questa frase, che può sembrare banale, c'è poi la ragione per cui si producono utile e si producono progetti con valore atteso positivo. Quindi questo, diciamo, è il passato. E questo invece è il futuro. Questa è la ragione per cui fare finanza aziendale di solito è più eccitante che fare contabilità, perché contabilità è un mestiere duro, un mestiere insomma, non un mestiere facile, perché dovete rappresentare l'irrappresentabile, no? Perché inevitabilmente la realtà aziendale non entra dentro quelli che sono gli schemi fissi, che devono essere gli schemi fissi della contabilità. Allora, abbiamo visto che esistono i tre pilastri della finanza aziendale: lo scopo e la massimizzazione del valore economico dell'azienda. Non vale, secondo me, io ho conosciuto la vostra docente di economia aziendale, che è veramente molto competente. No, penso che stia facendo un ottimo lavoro, quindi io do per scontato che voi già conosciate il bilancio, no? Stato patrimoniale e conto economico, e quindi non mi dilungo, come facevo invece in tempi passati, su questi aspetti. Avete fatto anche il conto economico scalare? Cioè, non sapete cos'è l'EBITDA? Allora. Forse non l'abbiamo chiamato scalare. Ma va bene lo stesso, anche se l'ha chiamato Pino. Va bene. Allora, noi questo invece è importante, perché andiamo a vedere alcune cose che poi ci serviranno per il calcolo dei flussi di cassa. Allora, io ve l'ho messo in inglese perché, soprattutto se andate a un giorno, vi capiterà di andare a fare delle cose serie, cioè della serie il papà, l'azienda di meccanica, gli hanno offerto 5 milioni, quanto vale l'azienda del papà? Allora, ovviamente, se andate su internet, gran parte del materiale informativo e soprattutto i peers di settore sono in inglese. Quindi tanto vale che imparate subito, perché ormai anche ogni società quotata in Italia presenta il bilancio in inglese, quindi non si scappa. Noi continuiamo a dire fatturato, quando invece sono sales, revenue, no? Revenue, fatturato, che è diverso da income. Revenue è il fatturato, l'income è il reddito, si traduce con reddito. Quindi noi abbiamo il fatturato meno tutti i costi che sono connessi alla produzione, quindi i costi variabili dei beni, i costi fissi dei beni, le spese di affitto, ok? Tutto quello che concerne la produzione. Signorina, mi vuole ascoltare, mi disturba, non, mi distrae, dopo penso cosa stai pensando, cosa stai dicendo, eh? Se ridi voglio ridere anch'io, sei triste vorrei consolarti, se non so... Capisci che se parli. No, i maschietti non vi consolo, ma però. No, mi è scappato consolare, ma in termini positivo, cioè della serie, insomma, se uno è depresso gli dico qualcosa. Che... No, perché c'è da finire sul Carlino, dire così, cioè, bisogna stare attenti. No, consolo anche voi, se siete depressi, consolo anche voi. Pari opportunità. Così. Non ci sono malintesi. Quindi partecipo alla felicità o alla depressione, all'infelicità di qualsiasi mio studente, indipendentemente da ogni altro fattore. Allora,
Fatturato meno i costi relativi alla gestione caratteristica, cioè alla produzione. Perché voglio solo i fattori che concernono la produzione? Voglio i fattori solo che concernono la produzione perché io voglio sapere se questa azienda produce del grasso, se c'è della ciccia dentro. Io non voglio che mi mettano dentro che hanno guadagnato i soldi perché hanno investito con i bitcoin e poi fare il loro mestiere e perdono soldi. Siamo qual è il ragionamento? Cioè io voglio vedere se l'attività di questa azienda produce soldi. Se la pizzeria quando fa la pizza e vende la pizza guadagna soldi. Io non voglio comprare una pizzeria che guadagna perché il venerdì sera fanno le feste o fanno gli aperitivi o fanno la sala danzante o fanno la proiezione di un film. Perché non è un cinema. Io compro una pizzeria perché è una pizzeria. Voglio sapere quanto guadagna fare la pizza, appunto. Tutto il resto non me ne importa niente. Cioè, se c'hanno davanti un parcheggio a pagamento e perdono soldi con la pizza ma guadagnano col parcheggio a pagamento, non mi interessa. Io voglio sapere quanto guadagnano con la pizza perché sto comprando una pizzeria. È chiaro il concetto? Perché ci sono tutti i costi inerenti. Ok, che cosa produce questo? Produce l'EBITDA. Cosa c'è di più bello di una di quelle belle aziende che c'ha quel bel EBITDA grasso che cola, no? Perché uno dice EBITDA e non dice operating income o reddito operativo, cioè il famoso EBIT 1-T. Perché secondo voi? Perché dovreste tornare a casa e dire, ah papà, che bello quelle belle aziende che hanno quei belli EBITDA grossi, belli ciunti, eh? E non dite margine operativo, o perché non dite reddito operativo. Perché per passare dall'EBITDA all'EBIT 1-T, dove EBITDA sta earning before interest, taxes, depreciation and amortization, EBIT è earning before interest and taxes. Perché io ho questa maledetta posta qua, che siete voi malefici dei ragionieri, che siete responsabili del deprezzamento e dell'ammortamento. Quindi qua, tutto quello che c'è qui dentro, è ciccina che cola, è grasso che cola, come buono le bidà da mangiare, Poi è chiaro che mano a mano che scendo me lo sifono perché avrò degli ammortamenti che provengono da costi. Del passato, no? Il deprezzamento potrebbe essere il deprezzamento di un marchio, il deprezzamento potrebbe essere il deprezzamento dell'avviamento. Deprezzamento è una cosa che stabilisce ragionieri in base a dei concetti, no? Quando ci sono delle rivalutazioni aziendali, dei deprezzamenti, stanno facendo dei magheggi sul bilancio, di solito. Quando faccio ricavi meno costi, ragazzi, quella è fresca, come dicono a Bologna, sono soldi. Ricavi meno costi, fresca che entra. Non c'è il video, quindi posso. Secondo che girate con la macchina, aprite il finestrino, mettete fuori la testa. Ricavi meno costi, EBITDA. Devo tornare a casa a dire papà con quelle belle aziende, con quelle belle EBITDA grasso che cola, no? Da tutte le parti. Ah, che bello. Questo è l'EBITDA. Poi arrivano i ragionieri, dice di rama, questo è deprezzato, la rava e la fava, e vi abbassano l'EBITDA. Però voi di solito non avete, cioè, è una misura contabile questa, che diciamo, se fatta con correttezza, va a identificare delle situazioni, l'ammortamento, avete comprato il macchinario, lo state ammortizzando, è un costo, lo state riducendo. Il deprezzamento, sì, la svalutazione, svalutiamo il marchio, tutto quello che volete. Però sono delle operazioni altamente aleatorie, capite? È aleatorio, quindi dubbioso, difficile, mettetelo giù come volete. E arrivate a quello che è l'EBIT 1-T, che è la misura tipica della valutazione aziendale. Di solito chi valuta le aziende le valuta con EBIT 1-T, quindi fateci una croce intorno, è il modo per esprimere la valutazione di un'azienda.
Poi, se dall'EBIT tolgo che cosa? Interest and taxes, cioè gli interessi. Ricordate che gli interessi possono essere attivi, possono essere passivi. Ci può essere anche, vedete qua c'è anche più non operating income, il parcheggio della pizzeria, no? Vado a fare il net income, che è effettivamente quello che mi rimane in tasca, teoricamente. Perché teoricamente? Perché voi capite che a mano che io scendo, qua di certo non c'è niente, da qua in giù è tutta fuffa. Cioè che lui ha guadagnato soldi con i bitcoin, non operating income, a me non me ne importa niente. Gli interessi, sì, cioè è tutta fuffa. La cosa solida è l'EBITDA. C'è un multiplo che è il principe dei multipli, che è IV fratto EBITDA, che significa Enterprise Value fratto EBITDA, che è uno dei più importanti assieme al Price Earning. Perché è importante? Perché IV, l'Enterprise Value, è numero di azioni per quotazione di borsa più numero di obbligazioni per quotazione di borsa, cioè il valore di mercato dell'azienda come multiplo di quanti soldi nella sua attività tipica produce, senza la fuffa. La fuffa non mi interessa. Ok? Quindi questo, diciamo, è il nostro meccanismo logico. EBITDA, in italiano margine operativo, in realtà non sono uguali, ma sono dettagli da contabile, quindi non voglio, cioè EBITDA uguale all'incirca uguale margine operativo lordo. Poi abbiamo operating income, cioè reddito operativo, che è l'EBIT 1 meno T, quindi le due misure importanti sono EBITDA e EBIT 1 meno T. Dove EBIT 1 meno T è reddito operativo netto, perché T è la tassa, no? Sono le corporate income tax, che è una percentuale, quindi 1 meno la percentuale è quello che rimane dopo aver pagato le tasse. Dimmi. Margine operativo lordo, se tra il credito e il credito di avanzamento mi dà l'EBIT 1 meno T. EBIT 1 meno T è sempre l'EBIT operativo. Netto. Ah, ok. E poi le non operating income mi sono a l'EBIT. Operating income è quello che è l'EBITDA meno il deprezzamento e ammortizzazione. È l'EBIT, operating income, reddito operativo è EBIT. EBIT 1 meno T, reddito operativo, sì, non è molto chiaro, comunque sì, sono tre le misure. E le entrate non operative che sono a cosa? Cosa? Cioè, non operative income di somma all'EBIT o all'EBIT? Dopo, no, qua è un'altra, vedi qua, è un'altra riga, no? Cioè, quando tu hai EBIT 1 meno T, reddito operativo, più o meno non operating income, ti dà l'EBIT, poi dall'EBIT fai tutti questi bombardini e salta fuori il net income. Però sostanzialmente nella piccola e media azienda, a meno che proprio uno non, cioè quando tu calcoli l'EBIT 1 meno T, dopo c'è solo I, che sono i tassi interessi passivi. Qualsiasi azienda piccola fino a 2 milioni di euro, quelle che sono le microimprese fino a 2 milioni di euro di fatturato con meno di 10 dipendenti, hanno lo scoperto in banca di 100.000 euro, no? O hanno dei castelletti, quelle sono la spesa per interessi, ok? Quindi non operating income è giusto bitcoin, hai capito? Insomma, aziende che hanno 2 milioni di euro di fatturato che coprono in bitcoin, ce ne saranno, ma non sono molte, insomma, non ce ne sono molte, ecco, quindi è un caso un po' particolare, no? Quindi praticamente noi abbiamo EBITDA, EBIT 1 meno T, net income, ok?
Tu hai fatto una domanda, volevi sapere qualcosa? No, però la faccio lo stesso. Adesso. Da solo, sì. Okay. Bene, allora perché questa cosa? Questa cosa perché se un giorno avrete un'azienda, ovviamente vi dà il posto di quello che dovete calcolare, che non è quello che vi dà il commercialista, eh? Cioè, i commercialisti vi dicono il net income, non c'è nessun commercialista in una microimpresa fino a 2 milioni che vi manda un foglio Excel con scritto quello che è il vostro cash flow. Cioè, è impensabile, cioè, è un po' come quando pagate le tasse con il commercialista, vi dice Tomasi, lei ha un reddito di, ma non vi fa il cash flow tutti i mesi. Ok? Quindi nella piccola impresa il bilancio è solo lo strumento per il pagamento delle tasse, cioè il commercialista è l'agente del governo che vi recapita il conto da pagare e poi magari la giusta. Però in realtà voi capite che delle misure più sofisticate di finanza quali sono, per esempio? Per esempio sapere qual è la redditività dei prodotti, cosa che non vi dice un commercialista. Voi siete una microimpresa che ha tre settori di attività, no? Avete il SEO, avete la programmazione, avete l'assistenza hardware. Quindi io devo andare a calcolare l'utile non dell'azienda, ma l'utile della singola attività, perché magari scopro che fare assistenza hardware non serve a niente, perde soldi. Ok? Non so, calcolare l'utile netto di un prodotto che io vendo, non di un'attività, ma di un singolo prodotto. Io magari vendo dei prodotti che hanno una marginalità talmente bassa che fa sì che a me convenga non venderli. Come si fa a stabilire la marginalità di un prodotto? Io devo prendere quelle che sono le spese generali di funzionamento e poi le vado a ribaltare su ciascun settore di attività, su ciascun prodotto. Magari io scopro che per vendere questo, che costa un euro, la fatturazione, il fatto che lo devo mettere in magazzino, il fatto che lo devo spedire, mi costa 1,50 euro. Quindi a me non conviene vendere prodotti al di sotto di, ok? Ovviamente tutte queste sono cose che vi dovrete calcolare voi, non aspettatevi che ci sia il commercialista che ve le calcola. Quozienti di bilancio. Di nuovo, i quozienti di bilancio o multipli di bilancio non è quello che vi spiega come funziona il mondo, vi aiuta a porvi delle domande sul funzionamento del mondo. Quindi la domanda è: quanto è indebitata l'azienda? Potrebbe essere la risposta che l'azienda è indebitata troppo, ma anche che è indebitata troppo poco, no? Abbiamo visto che come in ogni matrimonio un po' di debito fa bene, anche in quasi tutte le aziende, soprattutto microaziende, un po' di debito mette il pepe sulla coda del fagiano. Quanto è liquida? Si fallisce per un euro, dovete pagare un euro, si fallisce per un euro, quindi il fatto che la microimpresa abbia sempre un flusso di contante che le permetta di fare fronte a eventi inattesi. Una volta ho lavorato per un imprenditore romagnolo, uno dei più grossi che c'è in Romagna. Un giorno parlando mi disse: ah sì, il settore immobiliare è un disastro, io ho qualche appartamento. E gli dissi: ma quanti appartamenti ha? E mi fa: è un centinaio. Ho detto: ma gli affitto? Fa: no, parlo di affittare. Ho detto: ma che cosa se ne fa? Fa: ah, io ho un fido ipotecario su ciascuno di loro. Scusi? Fa: mi servono come cassa. Cioè praticamente lui teneva gli immobili, però su tutti gli immobili aveva un mutuo, ce li aveva messi in ipoteca. Allora ho detto: ma scusi, lei finanzia la sua attività l'azienda con fa: no, li tengo io personalmente, se ne potrei aver bisogno. Poi mi ha spiegato che praticamente durante la crisi petrolifera degli anni 70
praticamente lui faceva un lavoro, adesso ovviamente non posso dire quale, in cui aveva bisogno, lavorava con la pubblica amministrazione o con delle grandi aziende di Stato e doveva indebitarsi. Cioè lui prima si indebitava, comprava i materiali, scontava le fatture e poi performava il servizio, no? E praticamente, siccome l'azienda è un'azienda molto brillante, un'azienda molto in vista, c'è stata una crisi della liquidità. Tra l'altro lui aveva delle quote in alcune banche di un certo rilievo, era consigliere di amministrazione, praticamente gli ha fatto l'agguato, no? Praticamente la sua azienda gli ha chiuso i rubinetti dalla sera alla mattina, senza dare spiegazioni, no? Perché è un'azienda solvibile, perché ovviamente lo volevano fare fuori come imprenditore, no? E poi lui dopo brillantemente, una persona molto brillante, è riuscito a, insomma, a fare fuori lui loro, e da quel momento però l'ha segnato. Quindi lui da quel momento lì, ogni cosa, c'è un figlio ipotecario in cima, cosa se ne fa dei soldi? Niente, non si sa mai domani che mi vengono utili, perché lui giustamente diceva, quando poi ti vengono utili non te li dà nessuno, cioè quando non hai bisogno. Voi sapete che André Mazerac, che era un mitico presidente del Club Lyonnais, quindi era un banchiere, non un bancario, un banchiere, ha coniato la famosa massima on ne prêt qu'aux riches, cioè la banca non è che finanzia quello che c'è l'idea geniale per costruire la formula segreta per decifrare il bitcoin, la banca finanzia uno che ha dei soldi, quindi piove sul bagnato, la banca dà i soldi a chi già ne ha, non è che dà i soldi a chi non ne ha, perché se non hai dei soldi la banca non ti dà niente, soprattutto in Italia dove non esiste il venture capital. Quindi lui, nella sua astuzia romagnola, che cosa faceva? Lui murava tutti i caffelloni di mutui personali senza averne bisogno, poi lasciava i soldi con un costo mostruoso, no? Tanto la attività andava bene, e lui, però si ricordava che aveva avuto dei problemi negli anni 70, quindi on a prêt qu'aux riches, cioè finché me li danno io li prendo, poi no. Quindi quanto è liquida? Quanto è efficiente nell'uso delle sue attività? Il concetto di efficienza potrebbe essere un'azienda che non crea ricchezza in molti suoi rami di business. Quanto è redditizia? Quanto è valutata dal mercato? Questa qui è la traduzione in italiano di quello che ho fatto vedere in inglese, gli obiettivi dell'analisi finanziaria, e andiamo, ovviamente tutti i quozienti di bilancio che noi andremo a vedere adesso sono da riconnettere a a questo schema. Allora, indici di leva finanziaria. Quello che di solito, adesso io, questo poi è una cosa che poi fate voi memorica, io non è che, cioè, non c'è molto da dire, cioè nel senso che di solito quello più famoso è il rapporto di indebitamento totale, cioè quanto della mia azienda è finanziato con debiti, quanto è finanziato con equity. Equity è il capitale sociale, quindi le azioni, quindi il rapporto tra le obbligazioni e le azioni. Allora, se voi prendete tipicamente le microimprese, è tutto equity, no? Per esempio, non so, se una microimpresa ha uno stato patrimoniale in cui ha 100.000 euro di capitale sociale, ovviamente se ha 100.000 euro di debito, quindi di obbligazioni, ha un rapporto di 1. Se ha 200.000 euro di debiti e 100.000 euro di capitale sociale, significa che si sta finanziando con un rapporto di 2 a 1. Quando i debiti superano l'equity, di solito si dice che si va a leva. Ovviamente voi pensate di essere la banca, se so che lui ha 100.000 euro nel cassetto, fino a 100.000 euro, dai, sono abbastanza sereno a prestarglieli, ma non è che lui ha 100.000 euro nel cassetto e gliene vada a prestare 101.000, perché la domanda è come fa a restituirmeli.
Quindi diciamo che i rapporti debiti equity quando superano 1 iniziano a essere un po' perversi. Tenete conto che, come dice Buffett, un'azienda che non ha debiti non può fallire. Ci siamo che un'azienda che non ha debiti non può fallire? Quindi è vero che un po' di debito, diciamo, serve, e dimostreremo purtroppo nell'ultima lezione perché. Però sostanzialmente il non avere debiti ha il vantaggio, cioè tra il non avere debiti e averne pochi è meglio averne pochi. Chiaro che quando i pochi diventano, superano lo 0,50 dell'equity, inizia a essere pesante. Dimmi. No, mi stavo domandando, come fa allora un'azienda ipoteticamente a sopravvivere quando i debiti diventano stellari sopra il miliardo? Diventa socio della banca. No, diventi miliardo non vuole dire niente. Mi viene in mente... Se perché hai un capitale di un miliardo, i tuoi debiti per no, un miliardo. Mille miliardi. Cioè, il Real Madrid dovrebbe essere indebitato tutta la cifra. No, mille miliardi, no, il PIL dell'Italia è 2.500 miliardi, su per giù, quindi... Credo proprio di sì. No. E mi pare che... Capisco che segui il calcio, perché è importante il calcio, ma ti assicuro che non è mille miliardi. Sono abbastanza sicuro di sì, perché mi ricordo il Barcellona è intorno agli 800, agli 800, no, forse sì. Mi sa che ti sei fatto prendere la foga, sei un pallonaro come tutti i pallonari. Com'è che hai detto, com'è la squadra del? Milioni. Se ha una tesoreria di 425 milioni di euro e il patrimonio netto è di 546 milioni, che è già una follia, perché ci sarà... Sì, vabbè ragazzi, però cioè, posso cercare quello che volete, però qui siamo in milioni, no? Quindi tu hai un fatturato di 653 milioni, che già... Cioè io, se fosse per me il calcio, lo dichiarerei illegale, no? Cioè come la mafia. Con l'ergastolo, se solo Nepali, però voglio dire, insomma, bisogna essere democratici, piace il calcio, andiamo a pace. Qui stai 653 milioni di fatturato, se hai 653 milioni di fatturato, nessuno ti presta mille miliardi, capisci, no? Cioè non ci sta che io ti do mille miliardi, quindi forse... vedi, ratio debito patrimonio netto è lo 0,1, quindi loro hanno tra l'altro pochi debiti, quindi hanno il patrimonio netto è di 500 milioni, se il ratio è 0,1 loro hanno 100 milioni di debito e 533 milioni di patrimonio netto, ok? Siamo? Non mi torna il fatto che abbiano un pochino di comunque, questo è il bilancio, è... Non ti so dire. Patrimonio netto 500 milioni. Vedi, ratio debito patrimonio netto. Anzi, diciamo che nel giugno del 2022 è quasi zero. Quindi hanno una liquidità netta. Infatti vedi che hanno una tesoreria di 425 milioni. Si vede che hanno venduto Baggio e hanno incassato i soldi di Baggio. Non capisco niente. C'è ancora Baggio? Cabrini? Bettega? Zoff? C'è ancora? Dimmi. No, dai ragazzi, cioè io già lo voglio dare illegale il calcio. Mi fate cercare il Barcellona. Cioè il Barcellona, dategli fuoco al Barcellona. Cioè due punti in meno perché ti interessa di calcio. Quindi diciamo che il rapporto di indebitamento è essenziale per un'azienda, ok? Quando il debito subita al capitale sociale, cioè all'equity, si dice che la banca diventa socia dell'azienda, perché? Perché a quel punto lì non c'è più interesse nel farla fallire, perché poi dopo rimetti tutto, no? Cioè è come se l'azienda fosse tua.
Copertura degli interessi, importantissimo, è l'EBIT interessi passivi. Perché è l'EBIT e non è EBIT 1-T? Perché le tasse si pagano con quello che succede al 31-12, ma gli interessi li pagate durante l'anno. Quindi a me interessa sapere se l'azienda produce un reddito tale per pagare gli interessi passivi. È come dire, io ho una famiglia che ha un mutuo di 1000 euro, deve pagare 1000 euro al mese, io voglio vedere se loro non incassano, perché ovviamente prima di pagare il mutuo questi vorranno mangiare, no? Quindi io voglio vedere se c'è del grasso che gli avanza dalla loro vita ordinaria per pagare il mutuo. Ci siamo? Quindi per quello che uso EBIT fratto interessi passivi e non EBIT per 1-T. Il cash coverage ratio è una misura molto più fine. Perché EBIT più ammortamento? Perché abbiamo detto che l'ammortamento non è un'uscita di cassa. L'ammortamento è una quota di costo che mi viene imputata, ma di un costo che io ho già pagato. Quindi i soldi dell'ammortamento rimangono nella pancia dell'azienda. Ovviamente dobbiamo sempre essere pari opportunità, quindi l'unico modo della moglie per controllare le spese del marito è fare un debito. Amore, non possiamo comprare la motocicletta perché dobbiamo pagare il mutuo. Allora, se l'impresa è profittevole, cioè l'impresa ha un rendimento positivo, non esiste il debito cattivo. Cioè, quando il costo del debito è inferiore al tasso di rendimento che si ottiene dall'attività, voi capite che più bene danno, meglio è. Psicologicamente il debito spinge all'innovazione, costringe l'obiettivo ad avere l'imprenditore ad avere degli obiettivi. Lo tiene sotto controllo. Quando è che di solito nella vostra vita personale voi iniziate a fare il budget? Tipicamente quando uno si sposa e fa un mutuo, perché fino al giorno prima tanto c'è la mamma e il papà, no? Poi quando invece c'è la banca, che voi pensate sia buona, ma la banca, diciamo, tipicamente i suoi soldi li vuole indietro e usa tutti i mezzi per averli indietro, diciamo che uno dopo inizia a fare il budget. Dimmi. Perché tipicamente si tende a chiamare budget? Perché tipicamente una piano finanziario, chiamiamo così, ti piace più, più sexy? Piano finanziario. Budget esattamente cosa vuol dire? Come è definito un budget? C'è una prospettiva? Allora, io non sono un esperto di questa materia, io so che praticamente budget, business plan, piano finanziario, bilancio sono esattamente la stessa cosa. La differenza tra uno e l'altro è semplicemente che qualcuno di questi è rivolto al passato, quindi i dati sono certi, e gli altri sono rivolti al futuro e quindi i dati sono incerti. Quando ti dicono l'arte del business plan, l'arte del business plan è quella che vi insegno io, cioè come si fa a stimare un progetto di investimento. Ok, ma non è che cambia rispetto a quello che noi facciamo in classe. Cioè, forse hai ragione tu, io non sono naturalmente portato al marketing. Se questo si chiamasse business plan course, no? Tutti, cioè ti insegno a fare un business plan, cioè dopo il venture capital, un sacco di quello che facciamo noi sono delle colonne di Excel in cui tu c'hai ricavi meno costi qui sotto, meno costi, non mi viene, delta uguale lo sconto al presente, valore attuale, tutte cose. Solo che se tu dici
parliamo del lavoro attuale, mamma mia che noia, dici c'è un business plan, cioè se facciamo un business plan, cioè, dopo lo presentiamo, ce lo sottoponiamo, non ti riguarda nessuno il business plan, tanto non esiste il venture capital in Italia, però il business plan è sexy. Cioè tu vai in autostrada, in autogrill, ho notato, ci sono sempre questi manuali con scritto come fare un business plan di successo, farti finanziare e diventare ricco in poco tempo. Okay? Però non c'è il corso di valutati corporate valuation, calcola l'EBITDA dell'azienda di tuo padre. No, cioè quello perché è noioso, non è... invece è sexy, business plan. Cioè, budgeting, ho fatto il mio budgeting. Ma... bene, andiamo a vedere come valutare il rapporto, troppo debito o troppo poco debito. Allora, ci dobbiamo chiedere, abbiamo visto che no, debito no, non è ottimale, no debito no ottimale. Dimmi. Ma l'equity viene intesa come il capitale sociale dell'azienda? Sì, il capitale di rischio, il capitale sociale più riserva. Anche l'istruzione, cioè nelle microimprese. Viene incluso anche l'istruzione? No, quelle sono valutazioni di tipo finanza aziendale, no, non c'entra niente. Un'impresa a capitale sociale 10.000 euro, ma anche del patrimonio immobiliare, piuttosto che macchinari e quant'altro, entrano alle da vedere, è evidente che l'attivo uguale al passivo. Se tu hai un attivo di 1.000.000, il passivo deve essere di 1.000.000. Cioè non è che si scappa, hai capito? Poi dove vado a finire quell'attivo? Però tipicamente se un'azienda ha 10.000 euro di capitale sociale e 1.000.000 di macchinari, o hanno fatto un mutuo, o hanno versato, cioè hanno delle riserve, cioè non è che i 1.000.000 di euro di macchinari... cioè chi gli ha dato i soldi? No, cioè tu devi ribaltare il problema, cioè come faccio a comprare 1.000.000 di euro di macchinari? Non lo devi dire tu. Avendo 10.000 euro, cioè no, tu alla prima, tu quando vai al supermercato cosa fai quando vai all'Esse Lunga? Entri, poi vai alla cassa, hai comprato le uova, gli dai i soldi, esci con le uova, ok? Però prima gli dai i soldi, poi esci con le uova, oppure non è che mangi le uova così dentro l'Esse Lunga, ok? Bene. Vuoi comprare 1.000.000 euro di macchinari? Ecco, dove trovi i soldi? Me li devi dire tu. No, bene. Cioè, che ho 1.000.000 euro di macchinari. Cioè, come se tu adesso vai a casa e dici, c'ho una Ferrari in garage. Ma chi ce l'avrà messa? Ma come faccio adesso? Ma come avrò mai fatto? Cioè, sto facendo questa domanda, capito? No, ma veramente che la c'ho un Porsche in garage. Ma come mai? Eh? Oh, è intestato a me! Oh, è intestato a me! Ma poi c'è una percentuale altissima. Di che cosa? Di indebitamento. Lo so, tu c'hai un Porsche in garage, come l'hai comprato questo Porsche? Lo so, come l'hai comprato? Non è che tu spacci, eh? Sei uno spacciatore. Te sei uno spacciatore. Dai, basta ragazzi. Allora, fino a 50. Buoni lassù. Buono. Tu sei amichetto del studente sapientino, se sei là che. Altri tempi ti hai fatto mettere là, anzi qua, in mezzo ai due ragionieri, così non ti passava il tuo voglio di parlare. Allora, fino al 50% positivo sviluppo, quindi il rapporto del debito con l'equity fino al 50% va bene. Quando siete 50-80 tirato, ovviamente quando si va al 100% allarme, poi ovviamente sopra il 100% siamo al crack. Allora, poi ci sono gli indici di liquidità. Allora, un'azienda ha un problema di capitale circolante. Cosa significa capitale circolante? Lo vedremo dopo, ma ve lo anticipo. È attività meno passività.
attività correnti meno passività correnti. Cosa sono le attività correnti? Le attività correnti sono la cassa e sono i debiti. Sai che sono i debiti? Scusate, allora partiamo a monte, riavvolgo perché inizio a essere stanco anch'io. Allora, il capitale circolante netto è attività meno passività. Allora, se io ho un cliente che mi compra una merce e questo cliente mi dice ti pago tra un anno, io quella merce l'ho prodotta, quindi ho avuto dei costi per produrre quella merce. Nella misura in cui il cliente mi paga tra un anno, io posso fare due cose. O vado in banca e mi faccio dare dei soldi per pagare le merci. Quindi è vero che io ho un credito nei confronti del cliente a un anno, però ho anche un debito un anno con la banca. Cioè il cliente mi deve dare 100, non me li dà, me li dà la banca 100 che devo incassare dal cliente, 100 che ho incassato dalla banca, fa zero. Ci siamo? Oppure, invece di pagare con i 100 che mi dà la banca i miei fornitori, io che cosa faccio? Non vado dalla banca e ai miei fornitori faccio bye bye. Quindi 100 mi deve dare il cliente, 100 io devo pagare, però il mio fornitore dico ti pago poi quando mi pagano, cioè tra un anno. Debito con credito, di nuovo, zero. Ogni altra soluzione prevede che io tiri fuori dei soldi da qualche parte, ce li devo mettere io, perché non li ho incassati. Ci siamo? Quindi sostanzialmente l'indice di liquidità mi dice quanto un'azienda riesce a far fronte alle sue esigenze finanziarie o con i soldi che ha nella cassa, la cassa è il cassetto dove sono i soldi in contante, o con i debiti, cioè con i soldi che gli dà la banca, o di nuovo assumendo dei debiti nei confronti dei fornitori, cioè dicendo ai fornitori passa tra un anno. Ci siamo? Quindi il rapporto attività correnti fratto passività correnti, se è maggiore di 1, che cosa significa? Significa che sostanzialmente io sto producendo cassa. Se voi andate a vedere qui nel dettaglio il quick ratio, cioè cassa più titoli negoziabili significa titoli che io posso incassare subito, più crediti commerciali, fratto passività, cioè i soldi che io devo dare, se è maggiore di 1 significa che io sono a posto, perché riesco a fare fronte alle mie esigenze. Poi c'è quello, il cash ratio, che è proprio la fresca, come si dice a Bologna, cioè i soldi che io ho, cioè la cassa o i titoli che se io vendo dopo 3 giorni mi accreditano il controllo, allora è fratto le passività, cioè quei soldi che io invece devo tirare fuori. Poi abbiamo gli indici di efficienza. Perché efficienza? Rotazione delle attività totali. Quando voi avete l'attività nello stato patrimoniale, cosa sono le attività? Nella fessina SRL è l'ufficio, le scrivanie, gli armadi, i computer, i server, il furgoncino, il magazzino.
Allora, se io ho 100.000 di beni nell'attivo sociale e produco 1 milione di euro, cioè vendite, il rapporto vendite-attività è di 10. Se a fianco a me c'è la Pino e Ciccio associati a SRL, che fanno il mio stesso mestiere, hanno 100.000 euro di attività, ma vendono per 100.000, quindi hanno un rapporto di 1, la Fessina ha un rapporto di 10, questa società ha un rapporto di 1, quale due è più efficiente? A parità di attivo, cioè tutti e due nel furgoncino, tutti e due nel negozio, tutti e due hanno 4 scrivanie, tutti e due hanno 8 computer, tutti e due nel portatile, tutti e due nel server, però uno con questo attivo fa un milione di euro, l'altro fa 100.000. Banale, no? La Felsinia vince 10 a 1. Quindi possiamo dire che la Felsinia è efficiente. Quindi sa impiegare bene i soldi, sa vendere, no? Gira del fumo. Poi io voglio sapere com'è invece la Fessina in termini di gestione finanziaria. La Fessina c'ha uno studente di finanza aziendale che sa che deve incassare a 30 giorni e pagare a 180. Secondo voi un'azienda che incassa 30 giorni e paga 180 ha bisogno di un fido? Raramente. Oh, buongiorno, arrivederci, alla prossima. Quindi 180 contro 30, questo ha sempre del cash che gli entra, no? Yahoo! Quindi ha una gestione finanziaria molto efficace, molto efficiente. Pensate invece che uno, nella Pino e Rosario associati a SRL, sono dei brillantoni, dicono no, ma paga poi la prossima volta. Voi sapete che una regola di vita è che quando vi offrono dei soldi, voi dovete prenderli. Mai dire no, no, ma ci mettiamo poi a po'. Oh, dai, mi vuoi pagare? No, invece loro sono dei signori, loro, ma no, ma facciamo poi i conti alla fine dell'anno, ma poi ci vediamo, ma non si preoccupi, ma la conosco io, no? Quindi praticamente loro incassano a 180 giorni e pagano, cioè subito sull'unghia, perché sono dei signori, hanno bisogno della banca? Evidentemente sì, no? Se tu paghi sull'unghia e poi quando devi incassare, incassi il babbo morto, poi magari ti dimentichi, si dimenticano loro, muoiono, falliscono, si scordano, gli devi rincorrere, un disastro. Quindi tra la Felsinia e la Pino e Rosario associati a SRL vince di nuovo 10 a 1 la Felsinia. Dimmi. Dico proprio come la prima mente che noi avevamo avuto come cliente un sardo che ci doveva fare le due cappe e mezzo, no? C'era traslato in un anno così alla Carlone in due tranche di percorso, dato di cui l'ultima ritardando un mese, perché c'è il nostro team, diciamo, di finance che era esploso di rabbia, cercava in tutti i modi di non aver aspettato di tenere un contratto. Ora domanda, quando ci sono casistiche tipo queste, cioè si può in un certo modo contestare? No, di solito si manda prima proiettile dentro una busta, poi con delle lettere esplosive e poi lo si aspetta sotto casa con delle mazze. Allora, gli indici di efficienza si applicano anche alla rotazione delle scorte, alla durata delle scorte, al periodo medio di incasso, ma questi sono molto, non sono importanti questi. Invece quello che serve a noi sono gli indici di redditività. Questi sono assolutamente spettacolari. Allora, il primo è la redditività delle vendite, detto ROS, Return on Sales, che è una cosa a livello di microimpresa anche interessante, perché sostanzialmente è quanto voi guadagnate per ogni vendita,
Cioè, io vendo il mio computer, so che guadagno il 20%, quindi io ho venduto un computer da 1000 euro, psicologicamente so che mi sto mettendo in tasca il 20%. Quindi chiedere a un imprenditore qual è il ROS delle tue vendite significa chiedere quanti soldi in percentuale tu guadagni sul prezzo di vendita. Questo è l'indicatore principe per decidere cosa fare nella vita. Cioè, se voi fate un business in cui avete un ROS del 90%, è facile scalare. Se voi fate un business, come in tutte le attività imprenditoriali, in cui avete un ROS del 3%, voi capite che per guadagnare due soldi dovete vendere almeno 100 milioni di euro. E vendere 100 milioni di euro si fa più fatica che a vendere 10.000 euro, ok? La redditività dell'attivo è EBIT meno imposte, fratto attività totali medie, return on asset. Vedete che prima avevamo messo le vendite, che le vendite ovviamente non ci dice quanti soldi guadagna l'azienda. Adesso mettiamo una misura di redditività. Mettiamo l'EBIT fratto le attività totali medie. Poi abbiamo una misura che abbiamo già visto, che è il return on equity, cioè il reddito netto fratto l'equity medio. Allora, vi spiego cosa significa medio. Medio significa che sostanzialmente una misura di stato patrimoniale, abbiamo visto che è una variabile di flusso, di stock, non di flusso. Quindi quando parlo di EBITDA, l'EBITDA è riferito all'anno, dal 1 gennaio al 31-12, ok? Quando io parlo dell'attivo, l'attivo è il 31-12, quindi è la fotografia dell'azienda l'ultimo giorno dell'anno. Allora, se io voglio avere, paragonare dati di flusso, dati di stock, devo fare la media dei dati di stock. Cosa significa? Che io prendo l'attivo dell'anno prima, l'attivo dell'anno dopo, lo divido per due e ottengo una variabile di flusso. Siamo? Perché sto misurando una media all'interno di un periodo. Quindi quando voi vedete attività totali medie, significa attivo 31-12 del 2021 a più attivo del 2012-2022 diviso 2. Quindi quando vi parlate di equity medio, significa patrimonio netto, cioè capitale sociale più riserve al 31-12 di un anno, più capitale sociale al 31-12 dell'anno dopo, diviso 2.